Ero in giardino con mia mamma che raccoglievo le erbacce dal cortile. A un certo punto mi ha incuriosito un sasso. Quel sasso era diverso da tutti quanti. Allora l'ho preso, cioè era diverso perché era staccato da, cioè era solo. Allora mi ha incuriosito, l'ho preso e l'ho girato. Quel sasso era un fossile. Vediamo questo fossile trovato da Caterina sorprendentemente nel suo giardino. Si tratta di un trilobite, ben conservato all'interno di un nodulo, e forse è stato questo nodulo che l'ha nascosto all'attenzione di tutti nel giardino. Se lo guardiamo attentamente e guardiamo i suoi caratteri al microscopio, possiamo supporre che appartenga a una specie del genere Flexicalimene. Questo trilobite è presente in Marocco, nelle montagne del Marocco, nelle montagne dell'Atlante, e in rocce che hanno un'età ordoviciana. Cosa significa? Significa che il fossile trovato da Caterina è un fossile molto antico, che ha 450 milioni di anni e viene da molto lontano. Trilobiti erano organismi marini che nuotavano, vivevano in prossimità del fondale, e questa postura che assume suggerisce che sia morto per morte improvvisa, quindi probabilmente sepolto e soffocato, e questo certamente ha favorito la sua fossilizzazione. Lo studio dei trilobiti è importante perché sono forme di vita del passato che non ci sono più, e poi sono molto utili anche per datare le rocce. Questo è molto interessante, ma il ritrovamento di Caterina è speciale perché contiene un mistero profondo. Come ha fatto questo trilobite dalle montagne dell'Atlante in Marocco a finire tra i ciottoli del giardino di Caterina a Milano? Sarà passato di mano in mano dal Marocco all'Italia, però perché non si trova in un museo, in un laboratorio, in un'esposizione? Come ha fatto a finire tra i ciottoli di un giardino, rimasto lì nascosto, magari per tanti anni, fin quando lo sguardo attento di Caterina non l'ha scoperto? È un mistero di rielaborazione antropocenica. Vorrei dirlo.